Quindi dicevamo, questo è il piano, questo è il progetto di fondo, il poter ricreare una tensione permanente come era prima quando c'era la guerra fredda, che permetta grandissimi investimenti di guerra che in tempi di pace non si fanno, con una prospettiva di pace non si fanno, che devono essere sostenuti da un favore popolare. Chi avrebbe mai detto nel nostro paese che avremmo letto, che avremmo sentito parlare, che avremmo ascoltato il vicino di casa nostro che conosciamo da 30 anni, che dice sì, arrivano coi barconi, ma bisogna che li spariamo, no? Affondiamoli. Quanto, chi legge su Facebook lo si legge tutti i giorni. Beh, questo è quello che è stato creato. E il piano è questo, non è altro. Altro che piano Calergi. Altro che piano per, come si può dire, islamizzare l'Europa. Il piano è un vecchio piano, risale ai tempi degli antichi romani, dividi e t'impera. Più il mondo è frazionato, più il mondo è diviso, più uno è l'uno contro l'altro armato, più chi ha maggior quantità di potere e di denaro comanda. Non ci sono alternative, è così. Che cosa, e con chi si presenta in televisione questo signor Lutwak che spiega così bene queste cose a metà? Con Salvini, con Di Maio, e sostiene questa politica. Ma non è l'unico piano. In Italia c'è un piano, in Europa c'è un piano che si integra perfettamente con questo, che è il cosiddetto piano Eurotopia, di cui non si parla mai, ma che a mio avviso è un piano che è ancora, che abbiamo rischiato di vedere realizzato intorno al 1991-92 e che e che è ancora secondo me sul tappeto. Il piano Eurotopia è un piano che è stato elaborato da la massoneria inglese sostanzialmente, che prevedeva il frazionamento dell'Europa in 50 piccolissimi stati, federati sì, in una specie di comunità europea che non è quella che conosciamo oggi, ma stati piccolissimi, 5 milioni, 6 milioni di abitanti, 10 milioni al massimo. Partendo da che cosa? Partendo dalle spinte separatiste. Ok? Si è cominciato con l'ex Jugoslavia. Si è sostenuta la nascita della Lega Nord. Si sono spinti all'inverosimile movimenti indipendentisti in Spagna. Tutte cose che sentiamo ancora tutti i giorni. Lo stesso Salvini ha creato due partiti, la Lega per Salvini presidente e la Lega Nord, una radicata al nord e una radicata al sud. E come si materializzava questo piano, questo progetto? Beh, nel 1991, 90 e 91, ce lo racconta un'inchiesta della Procura di Palermo che si chiama Inchiesta Sistemi Criminali, ho trovato anche i fazzoletti, adesso andiamo a l'inchiesta Sistemi Criminali, che ci racconta di una alleanza senza precedenti in Italia tra tutte le mafie, che vuol dire mafia siciliana, la camorra, la Sacra Corona Unita Pugliese, le 'Ndrangheta Calabrese, che si alleano. Con chi si alleano? Con la massoneria, che fa riferimento a Licio Gelli, con pezzi, soprattutto quelli più legati ai servizi segreti americani, dell'ex terrorismo nero in Italia, parliamo di persone come Stefano Delle Chiaie, per capirci, per fare che cosa? Per dividere l'Italia in almeno tre parti. Perché in quel periodo proprio la Lega Nord,
che è interlocutore di queste forze attraverso Miglio, questo risulta dai documenti, dall'inchiesta della magistratura, studiano come dividere il paese. Anzi, diciamo che l'avvocato della Lega Veneta, che è un ex parlamentare del Movimento Sociale, nonché avvocato e socio di Stefano Delle Chiaie, fonda nel suo studio 8-10 leghe meridionali. Seguite il passaggio? Quindi, il lavoro che si fa è quello di progettare un'Italia divisa in 3-4 piccoli stati. Macro regioni, ma poi c'era il cosiddetto progetto Speroni. Progetto Speroni che prevedeva la divisione dell'Italia in tre parti. E Miglio, nell'occasione, disse, insomma, la mafia è una realtà del meridione, in fondo ha solo bisogno di essere costituzionalizzata, che significa basta renderla legale e non è più illegale. Questo significa. E badate bene che quelli sono gli anni non solo delle stragi di Falcone e Borsellino, 92, ma soprattutto del 93, con attentati da un capo all'altro dell'Italia, anche a Milano, che non hanno mai avuto una spiegazione chiara del che cavolo volevano ottenere con questo genere di azioni sul continente, che è una cosa senza precedenti, se ci pensate un attimo. La mafia di attentati dinamitardi in Sicilia, in Calabria, ne ha fatti tantissimi negli ultimi 50 anni, per estorsioni, per ricatti, per motivi politici, non ultima le stragi dei magistrati. Ma sul continente? Perché sul continente? Perché a Roma? Perché a Milano? Perché a Firenze? Proprio per dare il senso di un attacco allo Stato in quanto tale. Quindi non solo antistato, ma Stato alternativo, che è esattamente quel tipo di progetto di cui stiamo parlando. Allora, io non sono uno studioso e un conoscitore del signor Calergi, però ritengo che nell'attualità, nelle cose che vediamo, nelle cose che sentiamo, nella storia recente degli ultimi 30 anni del nostro paese, si riconoscano tutti gli elementi che ci permettono di dire che se ci sono dei piani che vanno in senso esattamente inverso a quello che ci viene propagandato come il famoso piano Calergi. Non c'è nessuna sostituzione di africani con europei. Non c'è un'invasione di extracomunitari, c'è della gente che scappa da una situazione in cui non può più vivere e cerca di sistemarsi come meglio può, come abbiamo fatto noi quando siamo immigrati all'estero. Dice, ma vengono i giovani, e chi deve venire? I nonni? Dice, ma non portano i bambini, e tu porteresti in Italia, se vieni dal Ghana, tuo figlio che non sai bene come va a finire? No, prima ti sistemi, ti piace, come l'abbiamo fatto anche noi. Quanta gente è emigrata in America, io avevo anche parenti emigrati in America, che tornano per sposarsi perché hanno lasciato la fidanzata 5 anni al paese, no? Si sposano, ripartono e dopo 3 anni tornano a prendere la moglie e la portano in America perché si sono un attimino sistemati e pensano di poter avere un futuro in quel paese, perché quando tu vai non sai che cosa trovi. È chiaramente un'avventura, una speranza, una possibilità, non è una cosa concreta, no? È una promessa. Allora, diciamo che quando qualcuno si scaglia contro la creazione di moschee, quando qualcuno si scaglia contro il fatto che i bambini stranieri sono troppi rispetto ai nostri nelle scuole, quando si cercano scuse non per dire siamo razzisti, non li vogliamo, perché questo non lo dice nessuno, ma quando si cerca di rendere impossibile la sopravvivenza a questa gente con norme assurde,
con una burocrazia che se c'era già noi la soffriamo, ma se ce lo facessero a noi finirebbe sicuramente molto male, no, diciamo. Il piano e il progetto non è quello di difenderci da un'invasione che non c'è, ma quello di predisporre le condizioni politiche e anche economiche per giustificare qualunque cosa. Qualunque cosa, perché quando si insegna a dire alla gente rimandiamoli in Libia nei campi di concentramento, li ripeschiamo e li rifacciamo andare in Libia da dove sono scappati, quando si dice i gommoni affondiamoli, gli zingari asfaltiamoli con le ruspe, che cosa si sta preparando dal punto di vista culturale secondo voi? Il fatto di mandare via gli immigrati? Il fatto di mettere gli zingari in condizione di non nuocere perché vivono in modo troppo diverso e inconciliabile col nostro? No, non si fa questo. Si crea un degrado politico e morale tale da permettere qualunque cosa, perché ci si abitua a tutto, anche alle proposte indecenti, anche ai governi indecenti. Ora vado a concludere. Stabilire di chi è la responsabilità di questa situazione alla fin fine è difficile, è un portato di una situazione complessiva che non riguarda solo l'Italia, non riguarda solo l'Europa, molto complessa e molto difficile. A me, che tendo anche a semplificare certe cose, viene da dire, ma se non avessimo accettato lo sfruttamento e il capitalismo senza freni, senza controlli, questa situazione oggi non sarebbe così. Se non avessimo gestito i rapporti con quello che una volta era il terzo mondo come se fosse una forma di neocolonialismo, oggi la situazione non sarebbe questa. Se non avessimo rubato le risorse, ma avessimo provocato sviluppo, avessimo provocato crescita, chi ha seguito negli anni 70 e 80 i grandissimi investimenti fatti un po' da tutto il mondo, anche dall'Italia, nel terzo mondo, con la cosiddetta cooperazione allo sviluppo, che razza di rapina è stata, di migliaia e migliaia di miliardi di soldi buttati via che non hanno prodotto niente se non l'arricchimento di gente che stava da noi e che non se lo meritava affatto, con la scusa di aiutare a crescere il cosiddetto terzo mondo. Il terzo mondo non è cresciuto, Tangentopoli è come se non ci fosse mai stata, cambiano le classi dirigenti e ogni volta ricordiamo con nostalgia le ultime, perché si stava meglio quando ci sembrava di stare peggio, e questo è un andazzo. Però è ora anche di prendere coscienza del fatto che quando qualcuno ci prospetta spaventosi scenari legati all'immigrazione, in realtà ci sta prendendo in giro. Se c'è un problema, una scintilla, un punto dove guardare, ecco, per tenere sotto controllo la situazione, io lo cercherei in Europa. Guarderei che cosa sta succedendo in Bosnia, guarderei cosa sta succedendo in Kosovo, guarderei cosa sta succedendo in quel tipo di repubbliche lì, in quelle situazioni lì, e i rapporti che hanno con gli americani e con il Medio Oriente, perché probabilmente da lì cominceranno a venire i problemi più grossi e più difficili da affrontare con l'equilibrio necessario in questo genere di situazioni. Il vescovo di Ventimiglia di cui parlavi tu prima, sicuramente sa quello che dice e probabilmente dice quello che dico io, solo che lo dice stando dalla parte opposta, come tutti quelli che la pensano come lui. Grazie. Grazie Luigi anche per lo sforzo in mano. Solamente, non so, una o due domande, perché poi lo liberiamo che, che,
che va a casa, se ci sono, se no lo ringraziamo e io vi, non alzatevi però, perché vi do le comunicazioni delle prossime iniziative che sono importanti e numerose, scusa, e poi tu darai anche quella 25. Sì. Vieni qua perché ti devono sentire, ecco, e quindi parli col microfono. Gli americani hanno sempre fatto una politica coerente, una politica estera. Il primo segretario della NATO aveva detto: l'Unione Sovietica fuori da tutto, l'America dentro tutto e la Germania sempre sotto. E da lì è partita l'opera di demolizione dell'Unione Sovietica e delle altre repubbliche asiatiche. Tant'è vero che Khomeini non l'ha, cioè non è venuto per caso, Khomeini l'hanno messo gli americani, perché, come, perché il, lo Shah, il padre dello Shah era Reza Khan, che era il generale dei cosacchi iraniani ed era amico dell'Inghilterra e degli Stati Uniti. Però perché l'hanno sostituito e hanno messo Khomeini? Perché si pensava di infettare via via tutte le repubbliche islamiche dell'Unione Sovietica che sono in Oriente. Per quanto riguarda il discorso dell'immigrazione, il problema degli Stati Uniti è quello di tenere un'Europa traballante, perché vedete che come uno entra nell'Europa, seconda azione qual è? Entra nell'Europa e entra nella NATO. No? E la NATO cosa serve? Serve a circondare, malgrado gli accordi quando c'era stato Gorbaciov che aveva detto: io demolisco, cioè chiudo l'Unione Sovietica, però la NATO non deve entrare nelle zone intorno, invece gli americani fanno così, no? Allora, l'importante è come si fa a tenere un'Europa traballante e nello stesso tempo tenerla allettante per gli stati che vengono dentro. Si destabilizza il Medio Oriente, si fanno venire qui le persone, mi interessa dal punto di vista razziale così, dal punto di vista economico questo indebolisce l'Europa. Allora, beh, non era proprio una domanda, era un intervento. Tu Aldo hai una domanda? Io ho fatto una domanda. Prego, vieni. La mia domanda è questa, cioè, si è parlato moltissimo degli interessi americani per destabilizzare tutto, però non ho sentito parlare né della Cina né dell'Unione Sovietica. Cioè, è incredibile che queste cose non, cioè, avvengano senza... Grazie, è questa la domanda. Allora, questo, ok, prima di... se non c'è nessun altro chiudiamo la fase delle domande, lasciamo rispondere a lui. Prego, devi venire qua però. E poi vi do le comunicazioni e chiudiamo. Gli volevo chiedere questo, scusate su stessa voce anche io. Quanto sia efficace ragionare sul complotto come un anticomplotto, sugli stessi termini? Nel senso, io ho studiato a lungo, io non sono italiano, il famoso progetto Condor. Tante cose sul progetto Condor gli sono state attribuite dopo come a giustificazione di quello che è successo, seppellendo un ragionamento di convenienza di quel momento, attribuendo a questo piano. Poi io mi ricordo, io sono qua in Italia da 89, mi ricordo che il discorso con l'immigrazione, c'è anche stato un film di D'Amelio sugli albanesi che arrivavano, cose. Il vu comprà c'è da tanto, il fastidio con l'immigrazione, quindi che senso ha se dobbiamo trovare una strategia, cioè uno studio che da qui trovare delle strategie applicative, ragionare in senso con le stesse segni, cioè come un anticomplotto. La seconda domanda è questa, perché attecchisce? No, perché la gente è disposta a permettere che il bambino extracomunitario non venga nelle stesse mense? Perché sono disposta ad accettare che una ruspa passi dentro? Seconda cosa, lei parla di una, come dire, di una politica di creazione del degrado. Io mi ricordo
che la politica delle mafie, ad esempio, sono così da sempre, certi quartieri indranghettisti non vengono proprio modificati o non vengono fatte le cose minime, perché non si vuole creare la, perché se no la gente comincia a difendere il posto, comincia, no, le solite cose. Ecco, espresso. Allora, grazie per queste domande, chiudiamo la fase delle domande, breve risposta. Allora, sulla questione di Cina e Russia, allora, per quello che riguarda la Russia, i rapporti della Russia con, soprattutto con l'Europa, dal punto di vista di, per esempio, degli scambi energetici, queste cose qui sono all'ordine del giorno, cioè c'è un gioco di potere, un risico che si gioca tutti i giorni, e non mi sembrano particolarmente interessati all'Africa, o sono più interessati forse all'Asia, a parte dell'Asia, diciamo così, la zona verso l'India, Pakistan, quella zona. La Cina invece è molto 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 presente in Africa. E quando io parlo, chiedo scusa perché evidentemente mancava questa parte, quindi la domanda era più che pertinente. E quando noi parliamo della guerra prossima ventura, con chi? Con i pastori di capre, con i beduini, gli uomini blu del deserto? Sicuramente no. Il confronto è fra forze militari che evidentemente in qualche modo si controbilanciano, no? Magari con piccole guerre regionali, ma molte protratte nel tempo. Il problema è la Cina. Il problema è quanto la Cina riesce a portare, a essere presente, a portare sviluppo, ad acquisire risorse, a essere alternativa rispetto al potere del mondo occidentale in cui viviamo noi, e quindi quello è il problema. Cioè, non bombarderemo i cinesi, perché se bombardiamo i cinesi probabilmente moriamo tutti nel giro di poche ore e non resta nessuno sul pianeta. Però se i cinesi diventano molto forti in Nigeria, scalzano le compagnie petrolifere europee e americane, allora forse la Nigeria la possiamo anche bombardare dicendo che ci difendiamo dall'invasione della mafia nigeriana che squarta le bambine per strada, e quindi noi dobbiamo reagire perché loro sono feroci, cattivi, puzzano e quant'altro, no? Questo è un meccanismo, è una questione di marketing, di pubblicità, di promozione di un pensiero, no? La seconda, secondo intervento è molto 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 interessante. Beh, il ragionamento, concordo, è giusto, il problema è che qui non siamo a un complotto contro un altro complotto, c'è un solo complotto, è dire che esiste un piano, il cosiddetto piano Calergi, che in realtà non esiste. Il resto è un debunking che serve ad affermare quella che è la verità dei fatti. Questo è il problema. Non si combatte un complotto con un altro complotto, i complotti si combattono con la verità, non c'è un altro modo di... Poi, come dire, la mira può essere più o meno precisa, no? Ma non è un complotto dire che esiste un piano diverso da quello che ci viene propagandato, che ha obiettivi esattamente opposti a quelli che ci vengono venduti per positivi. È un dato di fatto. Cioè, quando io dico gli immigrati sono gente come noi, non sono il pericolo che invade il nostro paese, che annulla le nostre libertà, che azzera le nostre culture, che riduce a cenere la nostra identità, secondo me dico una cosa che è vera. Perché non è la situazione che ci viene dipinta, non è quella che è, e la situazione ci viene dipinta in quel modo per dare fiato, per dare gambe a quello che è un complotto, cioè un finto piano di invasione. Quindi il pericolo di imbarcarsi, no, in un confronto fra
opposti complotti, sì, è un pericolo che c'è, ma è una questione di pubblicistica in questo caso, no? Dal punto di vista politico, a mio avviso, l'affermare con forza verità diverse da quelle che ci vengono vendute e propagandate come tali è un'azione sana, non è un'azione negativa. Casomai, se, e questo potrebbe essere, se c'è una reazione negativa è quando, pur facendo fronte contro determinate azioni destabilizzanti, diciamo così, quasi che puntano a travolgere il naturale evolversi dei processi democratici come avrebbero potuto essere nel nostro paese per fare una scelta piuttosto che un'altra, allora certe timidezze nel dire le cose, nello spiegarle, se le diciamo alla gente, la gente non ci capisce, la gente non ci segue, l'idea di stare nella comunicazione, nel marketing politica, nel pop, perché se si esce dal pop allora non siamo più compresi, questo a me non piace, perché questo in qualche modo, questo sì sa di complotto, nel senso che io mi ritengo un'avanguardia, un'intelligenza che vede più lontano, che capisce più cose di quelle che può comprendere la gente, e quindi non le spiego come sono, non cerco di fare divulgazione, non cerco di fare un rapporto culturalmente paritario, no? Non cerco uno scambio, ma cerco di far passare delle cose perché tanto so che sono giuste. Questa per esempio è una tendenza che spesso nella sinistra esiste, che secondo me è profondamente sbagliata, perché significa in realtà scendere sullo stesso piano, cioè raccontare al popolo bue mezza verità, che poi è una bugia intera, perché la verità è una sola, non può essere solo un pezzo, perché penso che se gli dico la verità vera, allora potrei avere dei contraccolpi e delle conseguenze negative. Mi pare che contraccolpi e conseguenze negative, peggio di come siamo messi, è difficile, per cui mi sembra una preoccupazione del tutto inutile che va assolutamente superata. Grazie, allora vi racconto magari... Grazie per la domanda. Prego. Sì, che aveva riguardo sia un missetto, però... Mi ha dato l'impressione, complimenti per il suo intervento, però mi ha dato l'impressione che lei abbia spianato un pochino troppo sul discorso dell'immigrazione. Intendo dire, a mio avviso ci sono due tipi di immigrazione: c'è l'immigrato che arriva normalmente perché ha un posto di lavoro, nel suo palazzo a fare il custode, nel mio bar a servirmi il caffè, ok, con tanto di documenti. Poi c'è l'altro immigrato invece che arriva, non ha un documento, ecco. Qui c'è una grossa differenza perché, a mio avviso, la mia opinione, che penso che vada rispettata a un momento come chi la pensa diversamente, è questo che all'italiano un momento crea problemi, non piace, perché effettivamente sul piano umano, a vedere per strada queste persone come vivono, non so, io mi ricordo quando abitavo nell'altra parte di Milano, la via Vittor Pisani, di sera, quando vedi questa gente che dorme all'addiaccio d'inverno, col freddo che fa, ecco, poi che sono costretti a fare certe cose. Allora io direi, senza un momento sul colore politico, però senza un contraddittorio, senza che un momento uno l'avesse diverso dall'altro, avrei preferito che lei ci spiegasse un momento le due tipologie di immigrazione. Ecco, grazie. Posso fare una domanda? Beh, grazie per la domanda, poi però chiudiamo davvero con le domande. Cioè, sì, ok, grazie. Allora, quelli che sono gli immigrati regolari che lavorano in Italia sono nella stragrande maggioranza persone che hanno utilizzato negli anni le cosiddette sanatorie, per cui hanno potuto regolarizzare la loro posizione dopo essere entrati come immigrati clandestini. Oggi entrare legalmente in Italia per un cittadino extracomunitario che anche possiede il passaporto è assolutamente impossibile. Tu entri solo ed esclusivamente da clandestino, non c'è modo di richiedere un visto. Se lo richiedi, a meno che tu non sia un ministro, non sia un banchiere, non sia qualcuno, come dire, di conosciuti, non vieni in Italia, tantomeno per cercare un lavoro.
Che cosa prevede la legge? Che tu prima di venire in Italia devi avere in mano l'assunzione? Ma di chi? Posso andare io all'ambasciata italiana di Algeri se vengo dalla Nigeria dopo aver attraversato il deserto, averci messo dei mesi a piedi e dire mi fate il visto per entrare in Italia? Non lo posso fare. Se io creo delle condizioni per cui è impossibile l'immigrazione legale, tutta l'immigrazione che c'è diventa automaticamente clandestina. Non ci sono due immigrazioni, ce n'è una sola, c'è la gente che scappa, c'è chi è scappato prima e in qualche modo è stato regolarizzato, c'è chi ha cercato di scappare dopo e a quelli si dice no, tu non puoi entrare. Al punto si è arrivati dal mettere in discussione le leggi internazionali sui rifugiati, cioè su chi scappa da guerre, su chi ha diritto di asilo, su chi è vittima di persecuzioni. Si è messo in discussione l'articolo 10 della Costituzione che obbliga l'Italia a rispettare questo tipo di impegni. Si sono messi in discussione perfino i trattati internazionali, che in Italia non si mettono in discussione mai, per nessun motivo. Non c'è Ustica che tenga, non c'è Moby Prince che tenga, non c'è altra disgrazia che tenga, gli accordi internazionali non si discutono. In questo caso invece sì. Io proprio nei giorni scorsi ho fatto un servizio per la televisione su un problema serio, e cioè i nostri pescatori di Mazara del Vallo, che sono specializzati nel pescare il gambero rosso, che è diventato il simbolo della gastronomia del nostro paese, non riescono più ad andarlo a pescare, perché loro pescavano, questo gambero si pesca a 600 metri di profondità, a circa 30 miglia dalle coste della Libia. Ok? Le acque territoriali della Libia arrivano a 12 miglia, come quelle di tutti i paesi. Dopodiché ci sono le acque internazionali. Fino adesso i nostri pescherici ci pescavano, nonostante la Marina libica, la Guardia Costiera libica cercasse continuamente di sequestrargli il pescato e i pescherecci impedirgli di pescare in quella zona, anche sparando, certo, però potevano farlo perché c'era la protezione della nostra Marina militare. Siamo arrivati al punto che adesso non possono più pescare perché la protezione della Marina militare non c'è più. E perché non c'è più? Perché se le navi militari incrociano nel Mediterraneo centrale rischiano di vedere i barconi dei migranti, e se li vedono, per le leggi del mare, sono obbligati a salvarli, e una volta che sono su una nave militare italiana non possono che arrivare in un porto italiano. Quindi non ci sono discussioni, si fa di tutto pur di rendere impossibile l'immigrazione legale e anche illegale, a costo di lasciare affogare la gente. E questo è un problema che con l'ordine pubblico non ha nulla a che fare, con l'assistenza sociale, non ha nulla a che fare. Certo, fa male, è doloroso vedere gente che dorme per strada, che dorme a diaccio, che non ha dove mangiare, ma è un problema di organizzazione. Cioè, voglio dire, spendiamo ogni anno in spese militari 25 miliardi. Per sistemare tutta questa gente in maniera dignitosa, provvisoria evidentemente, no? Cioè, in termini di supplire all'emergenza, con 200 milioni lo facciamo in tutto il paese, 25 miliardi. Ora, io dico, è un problema di volontà politica, no? Di scelte che sono state fatte, ma sono state fatte sulla base di un sostegno popolare basato su che cosa? Su campagne di paura, quelle che dicevo all'inizio. Gli immigrati stuprano, gli immigrati violentano le vostre figlie, delinquono, vanno a rubare. E poi non è così, perché in Italia abbiamo 5 milioni di immigrati stabili. Se fosse così, ognuno di loro commettesse solo 4 crimini all'anno, che vuol dire uno ogni 3 mesi per un criminale, uno che delinque per principio, niente, se uno che si va in pensione, si riposa, no? Sarebbero 20 milioni di delitti ogni anno,
cioè, non funziona così, non, è, non sono questi numeri, no? Vengono portati ad esempio i numeri delle carceri, no? I numeri dei carcerati, dice, sono moltissimi in rapporto alla popolazione i carcerati che sono immigrati, che sono carcerati in Italia, per forza. Intanto gli immigrati non hanno titolo alle forme alternative di detenzione, ai domiciliari dove? Con l'obbligo di firma dove? Qualunque reato commetta, no? Fosse anche una somma di multe, per, naturalmente scherzo, per infrazioni stradali, non c'è che il carcere, non ci sono alternative, mentre per gli italiani non è così. Alla fine un giorno mi ero messo lì a fare dei conti, no? Su queste cifre che ballavano su chi è in carcere. Alla fine il dato così che può creare è che ci sono 1200 nigeriani in tutta la popolazione carceraria, perché il resto, tutti questi stranieri, la stragrande maggioranza sono rumeni e albanesi, dove la Romania è addirittura nella Comunità Europea. Gli altri due grandi gruppi di carcerati extracomunitari sono marocchini e tunisini, che è sempre stato, i numeri sono quelli da 50 anni a questa parte, non cambia, è un fatto geografico. Per cui tutta questa cosa degli extracomunitari, che la prova che delinquono sarebbe che la popolazione carceraria è sbilanciata, sono 1200 nigeriani. E quanti di questi sono lì per reato di immigrazione clandestina? Perché se tu sei immigrato clandestino e perché non hai la possibilità di entrare regolarmente, significa una cosa sola, che il governo ha scientificamente creato una situazione criminogena in cui c'è della gente che arriva, che non ha modo di vivere, non ha modo di lavorare, non ha modo di risiedere, non ha modo di avere una macchina, una patente, una carta d'identità, non ha nessun diritto. E allora chi si rivolgerà, o nelle mani di chi finirà uno che non ha nessun diritto? Nelle mani di chi il diritto non lo considera nemmeno, e cioè la criminalità. Questo è quello che succede, perché se io non ho diritti, evidentemente non ho nemmeno doveri, tra l'altro. Quindi ci hanno riempito la testa, anche le scatole, le tasche, di tutta una serie di informazioni, di notizie, di pericoli, di allarme che non hanno nessun fondo. Chi si ricorda quando c'è stato il periodo in cui dicevano adesso ci sarà l'epidemia della lebbra perché la portano gli extracomunitari, vi ricordate? Ebola! Avremo i dove? Ma quando? Tutte cose fabbricate per creare poi la notizia viene dimenticata, ma l'avversione, la tensione, l'idea del pericolo rimane. Chiudo dicendo una cosa che è collegata, che prima probabilmente me l'ho dimenticato, la criminalizzazione delle ONG. Questa è una delle prove, a mio avviso, del fatto che c'è un piano e c'è un complotto. Perché viva Dio, le ONG, una, due, forse no, ma tutte le altre, il recuperare in mare i naufraghi è una minima parte delle loro attività. Le ONG sono quelle che agiscono in tutti i teatri di guerra, in tutte le epidemie e le carestie, in tutto il terzo mondo, compresa l'Asia. Ora, il cancan che è stato fatto in Italia, criminalizzando le ONG, dicendo sono gli scafisti, fanno i tassisti, i taxi nel Mediterraneo, è una follia. Dicevo prima, i nostri pescherecci non possono più pescare, perché gli danno la caccia con le motovedette che noi gli diamo per seguire il problema dei migranti, Uno. Due. Anche quando dovessero salvare i migranti, io se volete vi mando un video, ve ne metto insieme due o tre, una sera li vediamo. Io ho visto un video allucinante di una delle organizzazioni, girato da una delle organizzazioni più criminalizzate, Open Arms,
in cui si vede benissimo una situazione in cui c'è questa nave, un video che dura mezz'ora perché loro l'hanno pubblicato senza tagli, in modo che non ci fossero discussioni. Si vede questa nave che arriva in un tratto di mare, perché da lontano, no, si vede che c'è questo gommone con queste 200-300 persone sopra. Questo gommone avanti bordesando, a 400-500 metri c'è una motovedetta di quelle regalate da noi, pagate con i nostri soldi, che è di Libica, che sta lì, non fa nulla. Quando la nave dell'ONG comincia ad avvicinarsi, allora la motovedetta libica si avvicina al canotto, comincia a prendere gente dal canotto, cioè non manda giù i gommoni per trasferire le persone con i giubbotti di salvataggio, no, bordo contro bordo, una nave contro un gommone, cominciano a tirarli su, chi sale sale, chi cade in acqua cade in acqua, e intanto chi va su intanto lo riempiono di botte, primo. Dopo 5 minuti di questa attività, tutto il mare intorno a questa motovedetta è pieno di gente che affoga e nessuno fa niente. Se non arriva la nave, per capirci, dell'ONG che mette in acqua i canotti, si mettono a correre come dei pazzi per acchiapparne più che possono, no? Affogano tutti. Quel giorno sono affogati solo in 59. E quando la nave dell'ONG si avvicina per protestare alla nave che abbiamo pagato noi e che abbiamo regalato ai libici, la nave dei libici cosa fa? Scappa. Ma cosa vuol dire scappa? Che tutti quelli che erano attaccati contro la nave cadono in acqua e restano nel nulla perché la nave se ne va. Che alcuni che si sono impigliati nelle corde vengono trascinati via. E che ci sono i video di queste cose che si vedono. E che quando un elicottero italiano che arriva sul teatro militare, arriva sul teatro di questa scena, si rende conto della situazione, cerca in tutti i modi di fermare questa motovedetta, ma questi non frega niente, che l'elicottero è nostro e la motovedetta anche, tanto la guidano loro, gli abbiamo pagato anche il corso per imparare a farlo a Gaeta. Sì. Quindi voglio dire, non ci sono due immigrazioni, ce n'è una di disperati e basta, a cui non viene data nessuna possibilità di farlo in modo regolare, almeno nel nostro paese. Non che altri paesi siano molto meglio di noi, il clima generale è quello che è, ma ripeto, questa è una situazione che è stata generata ad arte negli ultimi 15 anni, spargendo una serie di terrori ingiustificati. È chiaro, il mondo non è bello, limpido e fatto tutto di persone per bene come tutti vorremmo, no? C'è di tutto anche nell'immigrazione, come c'è di tutto nella società nostra. È quest'idea che ci sia del male di importazione che per quanto poco è intollerabile, non so se rende l'idea, e quindi questa è una forma vera, quest'idea, questo pensiero, secondo me è una forma vera di razzismo, perché si fa una differenza, e cioè il criminale nigeriano, il criminale marocchino, il criminale egiziano, il criminale albanese, quello che è diverso dal nostro criminale perché non è italiano, è come un essere umano in più che è qui da noi e non dovrebbe esserci, e se non ci fosse non avrebbe fatto il delinquente qui. Nella mia mentalità, nel mio modo di pensare, questa cosa non esiste, ripeto, lo dicevo all'inizio, le responsabilità sono individuali, ognuno ne risponde, risponde per quello che fa. E una delle libertà fondamentali, uno dei diritti dell'uomo fondamentali è la libertà di movimento, la possibilità di spostarsi all'interno del pianeta che è uno, rapportandosi a quella che è l'unica razza esistente, che è la razza umana, non ce ne sono altre, tra persone che sono uguali tra di loro. Io non mi vedo diverso
dall'immigrato ghanese che chiede l'elemosina fuori dal supermercato. Mi reputo magari più fortunato, perché sono nato di qua del mare invece che di là, ma viviamo tutti più o meno allo stesso modo. Il resto sono orpelli, cose in più. Sovrastruttura, avrebbe detto qualcuno una volta. Grazie, grazie Luigi. Allora, vi dico che su questi argomenti qua, la prima comunicazione, avremo un incontro con alcuni parlamentari che ci verranno a spiegare, a raccontare cosa dice il decreto legge sicurezza voluto fortissimamente dal nostro ministro degli interni, perché come ANPI riteniamo che ci siano fortissimi, non solo come ANPI, anche il Consiglio Superiore della Magistratura ha rilasciato un documento 2 giorni fa, ci sono fortissimi dubbi, perché finché non c'è una sentenza della Corte Costituzionale non c'è certezza, ma ci sono fortissimi dubbi di incostituzionalità di svariati articoli di quel disegno di legge, svariati, non uno, due, molti. Quindi avremo un incontro con alcuni parlamentari, adesso stiamo cercando di avere parlamentari del governo, parlamentari dell'opposizione, per fare un confronto, no? Cioè, no, se no c'è una campana sola e francamente non è interessante, sia che sia pro sia che sia contro, quindi di avere un confronto per farci un'idea ulteriore su questa cosa. E questo si svolgerà qua, in questa stessa sala, lunedì 3 dicembre.